Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Resident Evil 2. Siamo arrivati allo scontro con G1, che dovreste già conoscere se avete visto la parte con Leon. Dunque, non ci incischiamo oltre e andiamo avanti. Allora, per questo scontro mi sono portato soltanto la pistola e il lanciagranate, perché d'altronde sono le uniche armi che avete a disposizione. La pistola credo che la useremo parecchio, eh? Avete visto? Non era come il mostro che abbiamo incontrato con Leon. C'è qualcosa che non va, vero? Non si muove. Chi c'è? Ehi! Tutto ok? Non ti faccio male, giuro. Serve aiuto? Vieni, prendimi la mano. Dietro di te. Scusami, non ti capisco. È dietro di te. Cosa? Lui è dietro di te. Chi? Dallo scorso scenario sappiamo che questo è il dottor Birkin nella prima fase, quando G sta prendendo il sopravvento. Però, se voi notate adesso nello scontro, così come è successo nello scenario A con Leon, sentirete che lui comunque si lamenta e dice aiutatemi oppure scappa, qualcosa del genere. Segno che G non ha preso ancora completamente possesso della sua mente. Comunque sia, lo scontro funziona uguale a quello dello scorso scenario. Dobbiamo correre prima in giro, prendere le risorse e poi attaccare sempre il braccio. Credo ci si possa discutere. Uno, due, tre. No, 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 non mi interessa, grazie. Ok. Aia. Mamma mia che botta. Non avrei dovuto utilizzare quella, in effetti. Sono uno scemo. Avrei dovuto utilizzare lo spray. Ok, altri colpi. Allora, quando G fa questo, ora inizia a correre velocemente. Fate attenzione. Ok. Tenete conto del revolver che ha soltanto 5 colpi, eh? No, 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 no. Ok, beccato. L'ha assolutamente fatto fuori. Mamma mia. Lo sto mancando tantissimo, si muove come un matto. Ecco qua. Ok. Ora è tornato normale. Potete sparare alla testa, eh? Aiutatemi!
No, 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 no. Calmati, calmati. Eccolo qua. Ci vuole solo un po' di tempo per farlo riprendere. Ok. Tre colpi sono andati a... Mamma mia. Mamma mia. Tre colpi sono andati a segno. Oh. Dai però. Accidenti. Ancora, ma c'ha la voglia delle prese oggi. Maledizione. Ah, bene. Ah. Se penso che perché non posso usare le granate, perché mi servono dopo. Puoi stare tranquillo, puoi stare tranquillo. Ok. Vabbè, adesso si trasforma di nuovo. Con Claire non so se definirlo più difficile questo scontro. Sicuramente dovete stare più attenti al tempo di ricarica della pistolina. Però non credo sia più difficile, francamente. Sono capitato io in un pessimo ritmo. Perché il boss mi ha afferrato tre volte. Cosa molto strana, non tende mai a farlo di continuo. Di solito vi afferra una volta, per il resto del combattimento tende sempre ad utilizzare il tubo di ferro per colpirvi. Ok. E qua. Ok. Quasi morto, quasi morto. Dove vai? No, no, sparire. Guardalo, guardalo. Accidenti, mi ha fatto l'animazione completa. Niente, oh, non vuole morire questo qua. Oggi proprio non gli va di morire. Ancora. Oddio, si ritrasforma di nuovo. Dai, però. Puoi morire, per favore. Niente, oh. Fa il pazzo di nuovo. Io vi giuro, non ha mai fatto così in tutte le volte che ho giocato Resident Evil 2. Di solito è aggressivo. Però comunque riuscivo a tenerla a bada facilmente. Adesso non lo so, non si ferma nemmeno più per attaccare, cammina soltanto. Lo vedete? Oh, finalmente. Niente, oh. Non c'ha voglia, raga, non c'ha voglia di morire, oh. Dai che sei morto. Ma ancora, ma quanti colpi ti devo dare? No, vabbè, è impossibile sta cosa. C'è qualcosa che non va sul serio. Vabbè. No, non mi afferri, mi dispiace. Ancora, mamma mia, oh. Oh.
ragazzina. Se n'è andato. È finita. Sul serio? Sì, promesso. Va tutto bene. Dovresti farmi scendere quella scala. Mi aiuti a trovare mia mamma. Tua mamma è qui sotto? Penso di sì. Beh, lo spero. Sì, ma certo, ti aiuterò. Davvero, è stata una boss fight alquanto strana, perché quanti colpi io ho dovuto sparare addosso, e contate che ho usato tutti e tre i miei mezzi di evasione, il coltello e due granate, e non moriva, boh, è stato resistentissimo. Qui sotto non c'è più niente, perfetto, possiamo salire. Ora incontreremo questo nuovo personaggio. Aspetta, aspetta, bambina. Dobbiamo prima esaminare qui. Prendere tutto quello che c'è. Non si muove. Ce l'hai fatta. Beh, ho tirato una leva. Non è che chissà che cosa ho fatto. Comunque. Allora, dimmi di tua mamma. Lavora all'Umbrella. Sta creando una nuova medicina. Umbrella? Quel colosso farmaceutico? Lei è sempre al lavoro. Non la vedo quasi mai. Beh, se va tutto bene, la vedrai presto. E dov'è tuo padre? Lui... lavorava con la mamma, ma se n'è andato. Oh, i miei non ci sono più, siamo solo io e mio fratello. Oh, mi dispiace. Tranquilla, almeno abbiamo qualcosa in comune e... è una cosa bella, no? Ok. Raccogliamo da qui l'espansione dell'inventario, sistemiamo un po'... tutto il resto. Allora, questa la posiamo, questa la posiamo, questa la posiamo. Lo spray ce lo teniamo. E poi... basta così. Ok. Vieni. Forza. Guarda là. Calma. Con quale urlo? È chiusa. Merda. Ci serve una tessera. Forza. Dai, aiutami. Sicura, si esca di qua. Mamma mi ha portata qui l'altra volta. Sherry? Ti ho cercato ovunque, Sherry. Sei una bimba coraggiosa per andartene in giro da sola di notte. A terra, mani dietro la testa. Ma stai scherzando? Ho detto a terra. Ora. Sherry, legale i polsi. Perché fa questo? Zitta. Legala. Va bene.
O la leghi subito o lei muore. Che vuole fare? Per prima cosa proteggo la bimba. Shelly, vieni. Che intenzioni ha? Non sono cazzi tuoi. Se le fai del male, giuro, mio fratello è uno star. Shelly, vieni qui. Come ti chiami? Come cazzo ti chiami? Claire! Shelly? O vieni qui ora, o dici addio a Claire. Ok, ok, va bene. Ma solo se mi porta dalla mamma. Assolutamente. Non ascoltarlo, dice cazzate. La prego, basta farle male. Non provare a darmi degli ordini. Basta, mi lasci andare, mi lasci andare. Sei proprio una bambina maleducata, ma rimedieremo. Oh sì, vedrà. Mi lasci andare, mi lasci andare. Prenderò, bastardo! Resisti, Sherry. Ok. Prima trovo la tessera, poi penserò a quello stronzo. Finalmente sappiamo il nome della bambina. Si chiama Sherry. E ovviamente quello sì era il commissario di polizia Irons. Ora qui giù siamo esattamente dove siamo stati con Leon, però non dobbiamo andare più là, dobbiamo adesso accedere a quelle due porte. Questa zona qui credo ve la ricordate facilmente. Ci siamo già passati, ma non ci muoveremo nello stesso modo. Ok, ok, questa è sempre la cosa della chiave che abbiamo già letto nell'altro scenario, quindi saltiamo il documento. Una chiave molto consumata, perfetto. Mr. Raccoon l'abbiamo già letto. La chiave di quadri. Allora. Le incendiarie. Quanti colpi ho? 5. Chissà se basteranno. È andato? Ok, è andato. Ora questa. Mi troverò costretto ad usare una granata del lanciagranate, mannaggia. Vabbè, forse sbaglio anche il colpo. Oh, ma che cosa c'era qui che non mi faceva muovere? C'era st'immondizia per terra. Vabbè, finito pure il colpo. Va bene, va bene. Dai, sfonda. Io non volevo fare il cattivo, mi hai costretto tu. Divertiti. Ecco, così impari. Allora, qui giù ci sono delle vecchie conoscenze. L'avete visto? Era proprio quello che pensate. È un leaker. Qui è pieno di leaker. Al contrario dei cani di Leon, qui ci sono i leaker. No, devo vedere se questo muore. Ok, morto con una sola bomba. Si cammina piano perché qui dietro ce n'è un altro. Mi dispiace per te, caro. Ecco qua, morto. E i due qui dentro sono andati. Mi dispiace, caro Licker, però non è colpa mia se ti hanno piazzato qui. Poi, qui
qui dietro non c'è nulla, perfetto. Questa è la zona di Leon, se ricordate. Nella zona di Leon dovevamo usare quella, mentre invece adesso useremo tutt'altra zona per risalire. Ah, giusto, non è questo. Allora, erba rossa, erba blu. Ci serve solo un'erba verde per fare il mix. Poi questa si apre e qui c'è una granata accecante. Voglio provare a correre adesso invece che usare di nuovo un'altra granata, perché sono veramente poche. Questa si apre? No? Questa si apriva? Non c'era nulla, in questo qui? No. Perfetto. Ok, allora prendiamo la chiave di quadri e ce ne usciamo. Dai però, Claire, non sbagliare l'input. Perfetto. E la chiave di quadri è nostra. Via, 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 via. Dai, muori però. Niente. Ok. Referto autoptico. Mi sembra che questo non l'ho letto. Nome del deceduto, Justin Hanson, maschio caucasico, 39 anni, referto, trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un uomo noto cleptomane condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Ok, ora che ce ne andiamo da qui. Lì dentro non ci dobbiamo tanto più tornare. Qui fuori, mi raccomando, non correte perché c'è un Ligar proprio nel corridoio. Qua sopra dovrebbe essere. Eccolo là. Bella trappola, eh? Ok. E questa è fatta. Ora apriamo qui con la chiave e un'altra erba rossa, qualcosa da sviluppare che abbiamo già sviluppato, ma vabbè, lo risvilupperemo. Qui dentro non c'è più niente, possiamo andarcene. E ora, se vi ricordate, qui nel parcheggio c'era qualcosa da utilizzare, ovvero la chiave. Ha risposto al richiamo. Però adesso non possiamo trovarci un power-up, giusto? Ci troviamo questa, la JMB HP3. È una pistola normale. Una pistola che usa i colpi di ordinanza, quelli normali. Però al tempo era una vera meraviglia per via dell'alto numero di munizioni. Che cosa è bello di sta pistola? Che ha il laser. Raga, inutile dirvi, in un gioco che richiede la precisione come questo, il laser è una manna dal cielo. Qui si apre. Deve essere passato da qui. Questo è un documento, storia di Raccoon, edizione giugno. Attenzione, eroe di Raccoon City. Chi è l'uomo più temuto e rispettato della città? La risposta dovrebbe essere ovvia a tutti i cittadini. Esatto, il commissario Brian Irons. Terrore di ogni criminale, scusate, e padre modello, sempre pronto a sacrificarsi per noi cittadini. Peccaminosi cittadini. Ok. Il commissario è famoso per la sua generosità, tra grosse donazioni all'orfanotrofio, aiuti alle donne vittime di abusi, sostegno per la conservazione delle arti e la protezione degli animali. Ma quando riposa il nostro eroe? In questa domanda risponde sorridendo: questa città è la mia famiglia, sto solo facendo il mio dovere di padre. E Brian Irons è quel tipo che abbiamo incontrato prima, che praticamente si è preso Sherry. È il commissario di polizia. Esatto. Qui si apre. Qui
Qui troviamo qualcosa di molto interessante, il calcio a spalla per il lanciagranate. Oh no. Ah no, aspetta, ce l'ho lo spazio. Scartiamo la chiave perché l'abbiamo già utilizzata. E poi qui altra polvere. E poi tiriamo via questa. Quel calcio lì trasformerà l'arma del lanciagranate in da uno spazio a due spazi. Però la renderà molto più utile, con la mina molto più ferma. Ascensore diretto per l'ufficio del commissario, uso riservato. Non ce ne frega minimamente. Ok. E siamo qua. Ora, per i veterani di Resident Evil, probabilmente questa zona evocherà moltissimi ricordi. Ta-dan! Il commissario è un noto tassidermista. La tassidermia, per coloro che non lo sanno, è una pratica abbastanza, non dico macabra, ma quasi, perché comunque con delle tecniche che non sto nemmeno a spiegarvi perché potrebbe farvi rivoltare lo stomaco. Detto in parole semplici, si tolgono tutti gli organi interni di un animale e poi lo si riempie con altre cose in modo che non deperiscano con il tempo. Ovviamente, vedete, era anche un cacciatore probabilmente. Copia email, commissario Irons. Commissario Irons, per ringraziarla della sua collaborazione, ha creditato una piccola somma sul suo conto, da usare come preferisce. Conto su di lei per tenere d'occhio da vicino i suoi subordinati, in particolare i sopravvissuti di quella villa. Del primo Resident Evil si sta facendo riferimento, perché Jill e Chris sono... Jill, Chris e Barry sono i sopravvissuti. Jill, Chris, Barry e Rebecca, sì. Jill, Chris, Barry e Rebecca sono i sopravvissuti del primo Resident Evil. Se necessario, può sbarazzarsi di loro. WB. Commissario Irons, sono in difficoltà con il quartier generale dell'Umbrella, vogliono prendersi i risultati delle mie ricerche. Ma non tema, presto si risolverà tutto, continua a fare ciò che le dico e andrà tutto bene. WB di nuovo, avete capito chi è WB? William Birkin. Commissario Irons, deve occuparsi della sicurezza del mio laboratorio, deve ordinare ai suoi uomini di sparare a vista a qualsiasi individuo sospetto, non importa se ci sono delle vittime e anche se dovesse trattarsi di impiegati Umbrella. G è quasi completato e non voglio che nessuno stronzo interferisca. Ok. Interessante, eh? Il commissario Irons si dia una svegliata e faccia il suo cazzo di lavoro. Le ho detto che voglio più vigilanza nelle fogne. Non sa quanto sia cruciale questo momento. Per i soldi potrò darle quanti ne vuole quando avrò il controllo, ma non prima. Non capisce? Si ricordi, lei è più che sacrificabile. Sempre firmato William Birkin. Ecco perché ho fatto prima lo scenario di Leon, così sapevamo prima chi era. Allora, qui ci tocca sistemare un po' l'inventario. Purtroppo è una cosa che tocca. Allora, combiniamo questo con il lanciagranate ed eccolo qui, il lanciagranate nuovo di zecca. Poi un'erba verde ci occorre. E questa la combiniamo così. Poi la togliamo qua e la togliamo qua. Questa la teniamo. Ora, per quanto possa sembrarvi assurdo, la prima pistolina, il revolver, posatelo. Non serve più, perché abbiamo questa. Nel caso ci troviamo altri colpi della pistola. E inoltre, se ricordate, di questa pistola noi abbiamo trovato il caricatore maggiorato. Sapete bene cosa significa quando abbiamo un caricatore, vero? Se non lo sapete, sappiate che è possibile utilizzare un trucco di programmazione di questo gioco dove praticamente una volta scaricata l'arma e utilizzato il caricatore sull'arma di nuovo, otterrete dei nuovi colpi gratis. Colpi per la mitragliatrice. Qui dietro mi pare che ci sia... Mamma mia, se vi dico che questa tigre non è una cosa che c'era anche nel vecchio Resident Evil, vuol dire una bugia. Allora, in questa zona qui, come vedete, ci sono altre cose da raccogliere e qui c'è qualcosa simile a quello che abbiamo visto giù nella prigione quando dovevamo sbloccare la cella di
un certo giornalista, che non vi dico perché abbiamo già affrontato lo scenario di Leon e quindi dovreste riconoscerlo, questo puzzle. Esatto, lo dovremmo fare anche con Claire. Lettera a negozio di riparazioni. Dalla vostra descrizione della serratura elettronica situata nella collezione privata, pare sia necessario sostituire qualcosa. Per ripararla vi serviranno dei componenti per i quadri elettrici. Per fortuna, un nostro addetto si trova nella centrale per riparare la campana della torre dell'orologio. Gli abbiamo affidato alcuni pezzi di ricambio e ci ha riferito di averne lasciato uno al piano 3F, nel magazzino dell'ala est. Se qualcosa dovesse andare storto o vi servisse un altro componente speciale, non esitate a chiedere all'addetto della torre dell'orologio. Restiamo a vostra disposizione. Ora questo è un quadro. Vi ricorda nulla quel simbolo? Un rilievo raffigurante una coppia di innamorati. Giratelo. Ecco la chiave di cuori. Maledetti, eh? Ok. Allora, vorrei dirvi che da adesso in poi il gioco diventa più semplice con le nuove armi, ma in realtà non lo è. Un altro documento. Rapporto imbalsamazione. Cervo dalla coda bianca, maschio di circa 6 anni, luogo di cattura montagne Arklay, che è dove praticamente si svolge il primo Resident Evil. Lunghezza 185 cm, peso 160 kg. Mi piace come è venuto, ma sono stanco di lavorare per questa robetta. Forse è ora di passare ad animali più interessanti. Tigre siberiana, vabbè, luogo di cattura. Ho avuto un orgasmo quando l'ho sventrato e sono uscite le interiori ancora calde. Ho ancora addosso il suo odore selvaggio. Che schifo. Scrofa, femmina di 22 anni, luogo di cattura, bla bla bla. Il corpo di questo esemplare è morbido, tenero e candido ed è tutto mio, per sempre. Ah. Capite che razza di psicopatico era il commissario di polizia? Ok. Ora, posiamo questo, questo e questo. E andiamo di là. Ricordate questa zona? Leon entrava da lì, però non potevamo entrare qua. Giustamente, ora ripetiamo gli stessi passaggi. Andiamo giù. Se Leon aveva la chiave di fiori, noi abbiamo la chiave di cuori. E possiamo già andare avanti. Sì, calmati. Allora, qui in fondo ci dovrebbero essere sempre i colpi, però. E io li voglio. Ok. Qui ci sarà un jumpscare, se ricordo bene, qui dentro. Prepariamoci. La chiave di cuori va usata ancora una volta, vero? Fatemi uscire. Siete pronti, ragazzi, per il jumpscare? No? Non ancora? Ah, forse devo raccogliere l'oggetto dall'altro lato. Eh sì. Entra sempre dal centro e arriva sempre lì. Non cambia mai la posizione, quindi tenetevi pronti e fregatelo. Rapporto di confisca, questa è la password e questo l'abbiamo già letto, se ricordate. Questo lo prendiamo. Questa non si apre perché è di fiori. Ok, ora. Sì, puoi sfondare quanto ti pare, ma non riesci a sfondare il legno. Allora, dobbiamo tornare un secondo qui perché dobbiamo recuperare la gemma rossa. Dov'è? Eccola qui. E si apre. E qui esce il distintivo. Oh, questo sì che è un bel distintivo.
ci aiuterà parecchio. Allora, questo lo posiamo, questo lo posiamo. E per il resto non posso posare niente per il momento. Cavolo. Eh no, devo posare qualcosa. Cavolo, mi toccherà posare il distintivo, veramente. Va bene. Mi toccherà posare il distintivo per la prossima zona. Perché al momento non ci occorre. Allora, granata accecante, altri colpi che li prendo volentieri. Ora entriamo prima qui. Lo sapete qui dentro che ci sono due zombie, no? Ve l'ho mostrato già l'altra volta. Dobbiamo farli fuori, eccolo qua. Dai però. Come li detesto quando oscillano. Ragazzi, questa è la difficoltà d'attiva. Guardate come oscillano. Adesso i cadaveri. E come sono resistenti, soprattutto. Vabbè. Lo fanno apposta, oh. Ma dove caspita ti sei andato a mettere? Qui dentro. Vieni qua. Ecco qua. Dai, te non fare finta di essere morto. Bene. Va bene. L'hai voluto tu. Sei andato adesso? Sembra di sì. Questo ci serve. Cavolo, abbiamo l'inventario pieno di nuovo. Ok. Usiamo la chiave qui. E la chiave non si può scartare ancora. Accidenti, è vero. Ci serve spazio. E che scarto, mo'? Cavolo. Che situazione. Allora. Se lo posiamo. Questa la posiamo. No, aspetta, fammi fare la miscela, tanto vale. Ok. E poi niente, non posso posare le chiavi. Non posso posarle perché mi servono. Il lanciagranate? No, corro poi troppi rischi a rimanere senza colpi. Ah sì, dai, il lanciagranate lo poso. No, non posso posarlo. Mi serve per dopo. Maledizione. Scusate allora se devo fare avanti e indietro più volte, eh. Allora, detto questo, entriamo qui. E qui c'è il primo pezzo della zona che dovevamo trovare. Ok, e qui c'è un coltello. Vorrei adesso, però devo scendere e posarli, purtroppo. Però almeno abbiamo liberato tutta la zona adesso, non dobbiamo più fermarci. Questo lo posiamo pure. Nel caso mi trovi in difficoltà con la pistola, poi ovviamente. Ok. Ora di qua. Il terrazzo ha un'altra erba blu, vedete? Che maledetti, vi disseminano di oggetti. Questa non si rompe, avete visto? Come con Leon. Questa la possiamo prendere. Questa la possiamo prendere e combinare. E qui si scende. E dovrebbe esserci uno zombie qui dietro. Eccoli. Dai.
Ma perché va, gli va attraverso il colpo? Ok. Che a volte gli va attraverso? Non ci credo. Più di mirare sulla loro testa bacata non faccio, eh. Figlio di puttana. Dai, ripigliati. Si è andata? Sì. Quest'altro pure si deve ripigliare. Ok, finalmente è andato. Ora combiniamo questo con questo e voilà, 17 colpi. Avete visto? È un trucco di, letteralmente di magia. Fare quella roba lì. Allora, qui giù. Come al solito dobbiamo deviare l'acqua per spegnere l'incendio del... dell'elicottero che si è schiantato prima. E qui troveremo, se vi ricordate, una vecchia conoscenza. Sì, il T-103 compare anche nello scenario A di Claire. Dai, che ciao, bello. Come va? Allarga di più di qua, però. Bravo. Così ti voglio. Grande e tonto. Ok. Si va di qua. Si torna nella hall. E... allora, l'ingranaggio ce l'abbiamo. Però io vorrei andare prima a fare una cosa. Oh, già, è vero, c'è pure Marvin qui. Vabbè, ma magari lo ammazziamo dopo. Tanto non c'è bisogno adesso di avvicinarci lì. Cavolo. Un bel problema sto cacchio di inventario ogni volta, però... prendiamo la chiave elettronica USB e saliamo un secondo. Povero Marvin. Ok. Togliamoci finalmente sta chiave di quadri da dentro l'inventario. Oh. E recuperiamo questa. Dov'è la cassaforte? Eccola qui. E ora, visto che sono tutti quanti morti qui intorno, non dovremmo aver problemi. Questa va usata qua. La riprendiamo e la chiudiamo. Ok. E qui c'è la M15, la mitraglietta. E qui c'è la lettera di Chris Redfield, il protagonista del primo, che abbiamo già letto nell'episodio con Leon. Non sembra affatto lo stile di Chris. Eh già. Detto questo, ora finalmente possiamo scendere. E magari, perché no, affrontare anche il Licker che sta giù. Perché dovrebbe stare adesso il Licker giù. Andiamo un po'... eccolo là, infatti. Non correre, Claire, grazie. Oh no! Io lo vorrei chiedere anch'io che non muore.
Detto questo, si entra qui. E la porta di cuori è questa, ok. La porta di cuori è questa qua. E la chiave di cuori ci saluta anche lei. Oh. Vabbè. Questa ne mischiamo con questa e facciamo altri colpi della pistola. Sta qui, eh? Sta qua fuori. Dai, T-103 però. Allora, facciamo questa password. No. No. Ok. No. Oh, che palle questi cosi. Li detesto, perché hanno messo sti cosi qui dentro? Allora, facciamo così, uno. Ma perché? Oh, finalmente. E ci abbiamo il tastino. Torneremo dopo un secondo. Dobbiamo posare la roba che non ci serve. As usual. Uno non ci serve. Questo non ci serve per il momento. Questo lo dobbiamo usare. Questo lo dobbiamo usare. Questa non ci serve. Sali, sali, sali le scale, ti prego. Sali le scale. Vai a salire le scale. Oh. Bravo, bravo. Se ne è accorto, se ne è accorto. Se ne è accorto. Che cretino. Ok. 203. E 103. E finalmente abbiamo l'inventario espanso. Oh. Oh, mamma mia, mi serviva proprio questo zainetto. Ma che ha fatto? È passato avanti. Ma che deficiente. Ma è passato avanti. Vabbè. Allora. Come vedete, il T-103 è una delle creature più inoffensive del gioco, se sapete come fregarla. Allora, detto questo, noi possiamo andare sopra. Adesso però c'è un problema. Dobbiamo andare. Vai a sinistra. No, 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 no. No, sto qua, sto qua, sto qua. Vieni, devi andare a sinistra. Non puoi entrare. Non puoi entrare, ragazzi, qui dentro. È una save room. Fatta apposta. Vai a sinistra.
Bravo. Ok, e si corre. Adesso lo freghiamo velocemente. Facciamo il giro lungo, così lui deve per forza perderci tempo a salire qui. E noi ne approfittiamo per piazzare la leva e per... Oddio, speriamo che nessuno zombie si è ripreso qui dentro, eh. Ok. Spostato tutto, abbiamo creato il ponte. E si va. Ma sta giù? Sta passeggiando giù, non ci credo, non se ne è accorto del... Ok, questo è esploso. Dai però. Ok. Non sei morto però, lo so già. Ah no, sei morto. Ok. Entriamo nella torre dell'orologio. Questo è sempre lo stesso documento della torre della campagna di Leon. Usiamo questa. Ok. Lo riprendiamo. Poi, no, il piccolo ingranaggio non era qui. Ah no, era sopra, è vero. Intanto però andiamo sempre qui dietro, raccogliamo i colpi. E poi, e poi. Dobbiamo risolvere questo semplice puzzle. Dov'è sta la scala? Eccola lì. Prendiamo questo, piazziamo questa qui. Non volevo esaminarla, la volevo piazzare, grazie. E questa qui la piazziamo giù. Funzionato. Eccoci qua. Prendiamo il secondo scatolino. Ok. Ma è qua fuori questo. Ma porca! No, non devi andare di là, non devi andare di là. Io da lì ci devo passare. Parlo con il muro. Vieni qua. Meno male. Ma è inutile che ti arrabbi, ti centro del cavolo. Ma è inutile che si arrabbia così tanto. Guardatelo, guardatelo come si è arrabbiato. Come se neanche io avessi fatto un torto. Ti chiamavo, tu non ti giravi e ti ho sparato nelle gambe, visto che sei scemo. Ok. Io da qua dovevo passare. Non potevo mica perdere tempo a fare tutto il giro. Allora. Qua non dentro non puoi entrare. Non so, sembra di giocare un 2-3 stella con questo.
volte. Allora, facciamo una cosa, visto che abbiamo questa polvere da sparo grande, la mischiamo con questa per fare altri colpi del lanciagranate acido, delle munizioni acide per il lanciagranate, e poi vediamo un po'. Dov'è? Eccolo qua, l'altro pezzo. Ah sì, dai, va bene così per il momento. Magari poi più tardi mi porto la mitraglietta. Più tardi mi porto la mitraglietta. A che stiamo come minutaggio? Ok, siamo quasi alla fine allora. Ok, allora salverò poi nella prossima zona. Farò così. Allora, puzzle di Claire. È sempre lo stesso. Allora. Questo è sempre per lo scenario A di Claire però, mi raccomando, questo deve stare giù. Questo deve girare così. Ok, questo deve stare così, questo deve stare così. Perfetto, questo invece così. Da così, questo deve stare dritto, perfetto, questo deve girare. Questo deve stare così, questo deve girare così. Questo deve stare così. Aspetta, così deve stare. Perfetto. Questo deve stare così. Questo deve stare in questo modo. E cos'è che ho sbagliato? Ah, qua. Ok. Ora, notate una cosa prima che facciamo qualunque cosa qui dentro. Questi sono tutti pass per il parcheggio. Li aveva presi tutti Irons e li aveva messi qui dentro. Guardate un po' adesso. Pronto? Eccoti qui, Claire. Abbiamo un affare in sospeso. E dov'è? È qui vicino, lo troverai. Sherry sta bene. Per ora. Bastardo, se ne fai del male! Stupida mocciosa. Se solo non lo avessi fatto cadere, ti avrei lasciata andare. Non temere, Sherry. Presto sarà tutto finito. Ci sarà un modo per uscire. Ok. Siamo nei panni di Sherry qui. Allora, vi voglio dire una cosa, in questo è il prossimo episodio, staremo in compagnia di Sherry. Siamo indifesi, siamo senza armi e abbiamo un ciccione grosso quanto una casa a seguirci. Se avete avuto esperienze in passato di abusi domestici, mi raccomando, non mi arrabbio io. Saltate, saltate queste parti, va bene? Saltate la pie pari, capisco benissimamente. Allora, cosa bisogna fare? Interagire con sto pupazzo incredibilmente inquietante. Esaminarlo e dietro c'è questo cubo. Ok. Ora lo posizionate qui. Vedete che c'è una specie di puzzle qua. Ora, in una speedrun che si rispetti, voi dovreste già sapere come muovere questi cubi. C'è sempre un pattern però. Il secondo va sempre nel primo e il terzo va sempre nel secondo. Fate così e vi faccio vedere che poi tutta la password viene da sé. Ora guardate i bordi, sono il quadrato e il cerchio, quindi mettiamo questa. Ora continuiamo a seguire la password, così. Questo è il cerchio e la stella sotto. Stella, quadrato. Voilà. Dentro sto puzzle c'era un paio di forbici. Per fare che? Per uscire da qui. Con L2 ci accovacciamo. Ma
Dove sono? È il vecchio orfanotrofio. Questa parte non c'è nell'originale Resident Evil, eh? Stata aggiunta qui. Praticamente il nostro scopo sarà scappare da Irons, ragazzi. Mi sembra ovvio, no? Incredibile che poi questa bambina piccolina sarà protagonista di Resident Evil 6. Come passa il tempo, per tutti quanti. E si va. Forse posso uscire da lì. Ci vuole una chiave. Cavolo, mi serve la chiave. Esatto, Sherry, ti serve la chiave. Oh no, è lui. Purtroppo. No, no, no. Diario D. Se stai leggendo questo, chiama la Colisia. I mostri mangiano tutti. Ci sono tanti uomini neri. Aiuto. Arrivano. Mamma, dove sei? Ok. Purtroppo, ragazzi, ci troveremo a salvare qui. Non posso andare avanti più di così. L'episodio altrimenti durerebbe troppo. Quindi adesso salvo. E ci vediamo alla prossima, sempre qui, su Resident Evil 2. Grazie per aver guardato.